Benvenuti, lezione numero 14. L'obiettivo di oggi è di realizzare un'applicazione come quella che vedete, come quella che noi stiamo in questo momento utilizzando per riassumere lo stato attuale delle assegnazioni dei progetti. Ho ricevuto ieri a mezzanotte un bel po' di messaggi, mi fa piacere, significa che siete interessati, e alcuni progetti sono stati saturati, quindi non possono essere più scelti, in particolare 2048, Air Traffic Control, per cui ho ricevuto ben 3 richieste. Purtroppo al terzo arrivato ho dovuto dire no, anche se le prenotazioni sono arrivate nell'arco di secondi, quindi io inviterei comunque i 3 gruppi che l'hanno scelta, li metterò in comunicazione a consultarsi, però se non raggiungono un accordo è giusto che i primi 2 arrivati, non c'è altra regola, i primi 2 sono quelli che hanno comunque la precedenza rispetto al terzo gruppo, che comunque è questione di 10 secondi, cioè veramente, ragazzi, mezzanotte 00, mezzanotte 01, mezzanotte 02, questi sono i minuti in cui ho ricevuto le email. Poi abbiamo un progetto Bejeweled, ce n'è ancora un altro disponibile, un Minimetro ancora un altro disponibile e 2 Super Mario Bros. Saturati. Quindi rimangono disponibili gli Snake, un Minimetro, Bellsolver, Game of the Amazons, FileSync, un Bejeweled, 2 Backgammon, E poi basta, poi simulazioni di algoritmi, e progetti a piacere. Ci sono 2 gruppi che hanno svolto, hanno scelto, ci siamo consultati, abbiamo fatto un incontro e abbiamo stabilito le regole per i loro progetti proposti, erano proposte fattibili, quindi sono state avallate entrambe, di entrambi i gruppi. Quindi va bene, chiusa questa parentesi, se dovete ancora fare la vostra prenotazione c'è ancora spazio, ci sono ancora progetti. Chiaramente potete cambiare idea, quindi c'è anche una contrattazione. Se voi tra di voi decidete no, facciamo uno scambio di progetto perché mi sono accorto, ho cambiato idea, a me non cambia niente. L'importante è che ci siano massimo 2 assegnazioni per progetto. Quindi, bene, detto questo, oggi lo scopo è di appunto realizzare un'applicazione come questa. Questo è un si chiama Notepad++, è fatto in, guarda caso, in C++. È un notepad più avanzato ovviamente del notepad di Windows, si chiama Notepad. Il notepad di Windows è molto più triste, c'ha, insomma, non ha manco una barra degli strumenti, ha dei semplicissimi comandi di apertura, salvataggio, stampa, cose che facciamo anche noi tra l'altro, cambio del font, basta. Non c'è nient'altro, non c'è la possibilità di aprire 2 documenti contemporaneamente, cosa che invece c'è qui. Io ho la possibilità appunto di aprire più documenti contemporaneamente. Se un documento, quando apro un nuovo documento, cioè apro, creo un nuovo documento, mi dice anche new 2, mi dà un nome di default assegnato. Quando andrò a salvare quel documento, questo nome cambierà nel nome del file che adesso, per esempio, esempio. Adesso diventerà esempio.txt. E mi dirà anche il percorso in cui l'ho salvato. E se io provo a modificarlo, appare anche l'asterisco nel nome del file, è un'icona che mi indica che, insomma, il file è stato modificato. In questo caso la codifica è, se è blu, non è modificato, se è rosso, significa che c'è qualcosa da salvare. E allora, quindi, si possono salvare, per esempio, premendo il pulsante salva, che poi si disabilita se viene salvato, o premendo il pulsante salva con nome, che sta da qualche parte, save as, che significa cambia il percorso del file. Insomma, ragazzi, funzionalità che bene o male tutti conosciamo, chi usa Word, non so se avete usato questo Notepad. Questo Notepad è pensato per i programmatori, nel senso che ha la capacità addirittura di riconoscere tutti i linguaggi di programmazione esistenti, colorando il codice in maniera opportuna, quindi da addirittura riconoscere non solo il C++, ma anche i file, sì, MacList, Java e tutti i linguaggi, veramente anche MATLAB, tutto. Proprio riconosce qualunque cosa, qualunque linguaggio di programmazione esistente. Ovviamente noi non vogliamo fare una cosa così complessa, non basterebbe un corso, però vogliamo fare una via di mezzo tra il Notepad di Windows, che è un po' triste, e questo che è sicuramente più professionale, perché ci consente di gestire più documenti aperti, ed è una cosa che io uso in classe, questo tipo di applicazione. Quando per esempio passo, non ne so, dalle FAQ al numero di assegnazioni, oppure devo scrivere delle cose per voi qui. Quindi è un'applicazione sicuramente utile.
e noi dobbiamo realizzarla. Per farlo, però, ci serve soltanto fare tre slide che mancavano l'altra volta. In realtà non sono proprio, almeno questa non è proprio necessaria, però è comunque la chiusura del discorso che facciamo l'altra volta. Abbiamo visto come classi QObject, perché l'abbiamo vista? Perché contiene le cose di base, signal slot principalmente, gestione della memoria automatica, introspection che ci serve per esempio per sapere ma chi l'ha mandato questo segnale, cose di base. Poi QWidget contiene, è la superclasse che contiene poi sotto di essa tutte le varie componenti grafiche che ci servono, quindi per esempio una barra degli strumenti, una barra dei menu, un pulsante, una barra di stato, tutte quelle cose che ci serve mettere dentro l'interfaccia grafica. Poi abbiamo visto i layout servivano per disporre automaticamente le cose su schermo. Se l'utente ridimensiona la finestra, le cose si ridispongono, si ridimensionano secondo queste regole definite dai layout. Poi abbiamo visto molto velocemente i dialoghi che appunto servono per dialoghi veloci con l'utente. Salva un file, apri un file, messaggio di errore, about, applicazione realizzata da questo, per esempio, un dialogo. Anche questo è un dialogo. About Notepad++. C'è scritto chi è l'autore, l'home page, la licenza, addirittura quando è stata compilata questa applicazione, da chi l'ha compilata da sorgente. A che ora addirittura la versione major, minor, patch, se è 32-64 bit, l'icona, tutte queste cose qui. Questa è una finestra di dialogo in cui devo soltanto leggere e dire ok. Un'altra finestra di dialogo è apri. Ecco, questa finestra di dialogo, apri file, è una finestra del sistema operativo. Infatti la nostra, quella che noi faremo nella nostra applicazione per aprire un file, sarà uguale a questa, perché non siamo noi che la implementiamo e nemmeno Qt. È il sistema operativo, quindi Qt parla col sistema operativo e gli dice: mi dai per favore una finestra di dialogo per aprire un file? Eccola, e questa lo è. Quindi su ogni sistema operativo ovviamente cambierà la finestra di dialogo. I dialoghi sono dipendenti dalla piattaforma. Il Mac c'ha tutta la sua insomma, filosofia di come fare una finestra di dialogo. È molto, molto diversa da quella ovviamente di Windows, insomma, ogni sistema operativo c'ha le sue cose. Bene, ok, quindi cosa ci manca ancora per avere tutti gli strumenti, tutta la lista del suo mercato per fare questo nostro Notepad? Ci manca sapere che questa è una facilitazione. Esiste una classe che si chiama QMainWindow. Ripeto, è una facilitazione, è una classe che è già predisposta per implementare interfacce grafiche di applicazioni di utilità, quindi non certo per i giochi, o meglio, sì, dipende dal gioco, ma in generale no, se devo fare Super Mario non devo certo usare questa classe. Se devo realizzare File Sync, progetto File Sync, o devo realizzare Notepad, sì, assolutamente può avere senso usare questa classe perché mette già a disposizione una barra dei menu, già a disposizione una barra degli strumenti, già a disposizione addirittura un'area dove mettere gli elementi fluttuanti, mette a disposizione un'area centrale in cui inserire il corpo centrale dell'applicazione e una barra di stato. Quindi qual è il vantaggio? Che se io uso QMain Window non devo creare io la menu bar, non devo creare io il layout per disporre queste cose perché sono già disposte e quindi parto avvantaggiato. Oggi noi, io di solito do la possibilità agli studenti di scegliere, partiamo così avvantaggiati oppure facciamo da zero. Preferisco fare da zero perché così impariamo anche layout. L'altra volta abbiamo fatto un esempio molto molto veloce, manco al calcolatore, abbiamo solo visto le slide. Quindi secondo me è meglio partire da zero, però sappiate che c'è questo strumento di aiuto. E poi ci servono i menu, questo ci serve oggi sicuramente, ci mancava. Come si fanno i menu? I menu si fanno con le classi QMenu. QMenu è un menu. E i menu si possono anche innestare uno dentro l'altro. C'è la classe QMenu per i menu e la classe MenuBar che è la barra contenitrice di tutti i menu. Quindi avremo una MenuBar dentro la quale ci saranno i menu, dentro la quale ci saranno altri menu se sono innestati uno dentro l'altro. Ma alla fine questi menu devono contenere delle voci, le famose voci del menu, cioè queste, queste e queste. Un esempio di menu dentro un menu è, che ne so, questo. Questo è un menu dentro un menu. Ma le voci che stanno alla fine della gerarchia, Qt le chiama azioni. E
in effetti non ha tutti i torti, perché se io sto navigando un menu e clicco, mi aspetto che succeda qualcosa. È un'azione che io do come comando all'applicazione. New, crea un nuovo documento. Open, apri un documento esistente. Salva, salva il documento che ho in quel momento visualizzato. Quindi Qt le chiama Q-Action e le Q-Action si mettono nei menu. Però Qt offre la possibilità di condividere le Q-Action anche con la barra degli strumenti, e questo è molto utile. Cioè io la stessa Q-Action posso metterla dentro un menu, pensate alla funzione apri, ma anche dentro una barra degli strumenti, e sarà la stessa azione. Qui non devo crearne due identiche, una sola. Il vantaggio è che se l'utente clicca sulla barra degli strumenti o nel menu, sempre la stessa azione viene invocata, l'icona nella barra degli strumenti viene visualizzata, mentre nel menu a volte, cioè, se vogliamo, viene visualizzata, ma comunque molto piccola. Quindi il concetto è che la barra degli strumenti è fatta per riassumere le azioni principali del programma con icone più grandi, sono come delle scorciatoie, anziché stare lì nei menu a cercarla, la barra degli strumenti contiene gli strumenti già pronti per l'uso. Alcuni setter di Q-Action, set text, il testo, l'icona, si possono mettere anche nel costruttore. La scorciatoia da tastiera, possiamo oggi potremmo definire le scorciatoie, per esempio, new, control new, open, control O, control N, control O, control S, sono scorciatoie che sono comuni a tutte le applicazioni in cui ci sono queste azioni. E la cosa positiva è che queste scorciatoie sono personalizzate rispetto al sistema operativo, cioè io dico control più O. Ma su macOS questa cosa diventerà, per chi lo sa, command più O, cioè Qt da solo adatta le scorciatoie in funzione del sistema operativo ospitante, un po' come la grafica, e questo ci fa piacere. Poi vabbè, tooltip, status tip, tooltip sarebbe quando io rimango fermo con il pulsante, con il mouse sull'icona, sull'azione, dovrebbe apparire una sorta di descrizione. Se premi questo pulsante ti apre un documento, però ovviamente uno non è che si mette a fare, insomma, non siamo Capitan Ovvio, le cose ovvie non le scriviamo, se necessario li usiamo questi strumenti. Stessa cosa, status tip è un aiuto, una descrizione che anziché apparire lì dove c'è il cursore del mouse, apparirà nella barra di stato che si trova sotto. L'unica cosa che ci serve sapere in più delle Q-Action è che quando io ci clicco emettono un segnale. I button emettono segnale clicked, le action emettono segnale triggered. Perché non è clicked? Perché le azioni dei menu possono essere raggiunte anche tramite tastiera. Vi ricordate, tempo fa, molto tempo fa, i computer si usavano senza mouse, o perlomeno comunque il mouse era uno strumento abbastanza opzionale. Non c'erano touchpad, io adesso sto usando comunque il touchpad, quindi sto usando un dispositivo di puntamento. Ma in passato generalmente si poteva usare tranquillamente la tastiera, e ancora oggi ci sono anche professionisti che preferiscono usare la tastiera perché è più veloce del mouse. Il mouse deve andare a cercare la cosa, la tastiera, due pulsanti e raggiungo quell'azione. Quindi questo è il motivo per cui non si chiama clicked, perché se viene da tastiera non c'è nessun click, c'è un triggered significa triggerato da, insomma, se avete fatto base di dati, vi ricordate che sono i trigger. Quindi quando l'utente preme col mouse o raggiunge quell'azione tramite altro strumento, viene messo un segnale triggered. E questo segnale triggered bisogna connetterlo a qualcosa. Nel caso sia l'azione chiudi o esci, lo connettiamo ovviamente allo slot quit dell'applicazione, ma se sarà l'azione o apri, dovremo noi creare uno slot in cui scrivere. Richiamare la finestra di dialogo di apertura e aprire un file. A seconda, noi avremo tanti di questi casi, avremo tante azioni e tanti slot, ogni slot connesso ad un'azione. Finito, quindi mancava veramente poco l'altra volta. A questo punto partiamo e quest'anno, forse per la prima volta, perché ho ricevuto qualche feedback da parte vostra, partiamo da sotto zero. Cioè io non ho nemmeno la cartella dove ho questo notepad da sviluppare. Quindi partiamo proprio dalla cartella vuota, cioè io che devo fare per fare un progetto? Ovviamente un'applicazione di utilità. Una cosa a me sotto zero, sì, però almeno le icone mi risparmio di andare a cercare su internet e ci metto 10 minuti e li spreco. Le icone sono queste che ho già scaricato.
le icone sono soggette a copyright, bisogna stare attenti dove si scaricano. Se voi volete vendere la vostra applicazione o distribuirla in maniera open source, state attenti alle icone perché potrebbero avere una licenza, dovete anche mettere la licenza nella vostra applicazione per distribuire queste icone. Le icone, ci sarebbe tutto un discorso da fare, dovrebbero essere coerenti, soddisfare il principio di coerenza. Le interfacce grafiche obbediscono a criteri di progettazione. Questo però non è un corso di progettazione di interfacce grafiche, è un corso di implementazione. Poi ci sta anche in altre università, qui no, non tutte le università, corsi di progettazione di interfacce grafiche. Sono corsi in cui si insegna la teoria dei colori, la teoria della coerenza, metodologie di progettazione, è tutta roba teorica che però ha un riscontro pratico e fa la differenza tra un'applicazione bella visivamente e una che invece fa schifo. Cioè, quando diciamo l'interfaccia è fatta bene, perché c'è uno studio dietro, non perché chi l'ha fatta aveva semplicemente gusto estetico. Perché non si fanno in tutte le università? Perché queste sono cose che tipicamente fanno i designer. I designer sono una specie di architetti. Ci sono i designer per applicazioni web, designer per applicazioni desktop, sono persone che di lavoro fanno quello e potrebbero anche non essere informatiche, quindi disegnano icone, disegnano cartelli pubblicitari, disegnano siti web, ma non capiscono necessariamente l'informatica, quindi noi ingegneri non ci sovrapponiamo e quindi accontentatevi di questo gusto estetico, tra virgolette, accettabile e non pretendete una vera coerenza. Quindi questa è l'icona di aiuto, di about, questa è l'icona di nuovo file, questa è l'icona dell'applicazione, se vi piace, quella da mettere in alto a sinistra nella barra dell'applicazione. Questa è l'icona apri, questa è l'icona stampa, questo è il redo, e poi ci sarà l'undo, sono uguali, specchiati. Questa è l'icona salvataggio, penso tutti voi o meno qualcuno di voi conosce l'aneddoto che se oggi chiedete ai bambini che cos'è questo, loro dicono l'icona salvataggio, non dicono il floppy disk. Ora non so, ogni anno io faccio questa domanda, prima o poi arriverò che qualcuno mi dirà che cos'è il floppy disk. Sapete cos'è il floppy disk? Ok. Però fra 10 anni i ragazzi non sapranno e mi diranno sì, questa è l'icona del salvataggio, non è il floppy disk. E dirò sì, ok, effettivamente è l'icona del salvataggio, la stiamo usando. E niente, queste sono le icone. Bene, partiamo da zero significa creare innanzitutto una cartella nel nostro drive del corso, quindi nel modulo B, in examples, lo chiamiamo notepad in classe 2020, anche se il nome dell'applicazione è notepad in classe 2020. Qui ci dobbiamo mettere sicuramente le icone, perché ci dobbiamo mettere la cartella con le icone. Ci servono dei file di progetto minimali, per esempio io vi metto a disposizione in BaseQT5, ve l'ho scritto anche su Classroom, almeno il main è il CMake che contiene la creazione del progetto, almeno questo ci sta, usiamolo, perché scrivere da zero un CMake, cosa che non ci serve, almeno non ci serve oggi. Notepad in classe, ok, 2020. Unica cosa, personalizziamo il nome del progetto, non lo chiamiamo mai QT Project, chiamiamolo, questo non è il nome dell'eseguibile, è il nome del progetto, lo chiamiamo Notepad 2020, ok? Il nome dell'applicazione, invece, proprio quello che apparirà nel nome dell'eseguibile, lo decidete voi quest'anno, ogni anno decidono nomi diversi. L'anno scorso scelsero QPad, un anno scelsero My Notepad, un altro anno scelsero semplicemente Notepad. Vorrei che i nomi fossero diversi, ovviamente sforzate la fantasia, anche voi online. Che proposte avete quest'anno? Il primo che dice vince, quindi basta che sia una cosa diversa. No, a me viene in mente, vabbè, la Apple usa mettere la I davanti a tutto quello che già esiste, quindi iNotepad sarebbe la versione, diciamo, intelligente del Notepad. In realtà sì, sarà intelligente, perché il nostro Notepad, a differenza di questo Notepad che non ce l'ha, avrà uno strumento di correzione automatica del testo, sfruttando uno degli algoritmi che vediamo nella parte del corso. Quando vedremo quell'algoritmo fra 2 o 3 lezioni, noi torneremo nel Notepad e implementeremo quell'algoritmo. Quindi sarà un Notepad, tra virgolette, intelligente. Avrà un correttore di ortografia. Questo
Quindi non lo so, hai notepad, però se siete non fan di Apple forse vi sta sulle scatole, quindi dite voi, insomma. Questo si chiama notepad più più, non possiamo copiare, ci sono problemi di copyright. Vai, dite qualcosa. Non Ci sono possiamo. messaggi in chat, prof. Ci Eh? Non ho capito. sono messaggi in chat, prof. Ah, ci sono messaggi in chat, ci sono proposte in chat, benissimo. Proprio non ho sentito niente. Scrib, Autopad. Dobbiamo fare un voto. Quanti votano Scrib in classe? Nessuno. Quanti votano Autopad? Ok. Auto sta per autocorrezione. Ragazzi, andiamo avanti, vince Autopad. Autopad. Ok. Quindi è un CMake molto semplice che va a pigliare tutto quello che c'è da pigliare, header, CPP, file di risorse di Qt, user interface se la stiamo facendo col mouse, attiva il meta object compiler, il resource compiler, lo user interface compiler, crea un eseguibile di nome Autopad, chiede il pacchetto Qt widget required, deve essere necessario, e lo linka all'eseguibile Autopad. Ok, questo già è un progetto minimale. Unica cosa, ci serve un file di risorse, perché abbiamo le risorse, abbiamo le icone. Le icone dove stavano? Stavano, ecco qua, nell'Hello World 2, quindi ci copiamo questo file, lo andiamo a mettere qua dentro e dobbiamo scrivere le nostre risorse. Le nostre risorse sono di tipo icons, dobbiamo stare attenti non è questo è un file temporaneo. Dobbiamo stare attenti ai nomi dei file, quindi metto la vista di questo tipo, così sono tutti PNG, allora beh, più semplice. Quindi abbiamo un about, attenzione agli errori di battitura, che questo fa sì che quel file non venga trovato e quindi l'icona non si vede. Quindi attenti agli errori di battitura. Notepad, open, printer, redo, save e undo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non ci sono errori di battitura, non vedo errori di battitura, le estensioni sono giuste, quindi finito. Questo file è il file che indicizza le icone presenti nella cartella questa dei file sorgenti. Quindi abbiamo il CMake necessario, il file di risorse, le risorse, non ci sono suoni? Perché dovrebbero esserci suoni in un notepad? Sarebbe un po' tamarro. Abbiamo un main che, vabbè, il main contiene niente ancora, dovremmo modificarlo. È il momento di ragionare su una cosa molto molto importante, e questo mi piace farlo quest'anno, perché ho visto che una difficoltà che avete nei progetti è all'inizio decidere quali classi devo predisporre nel mio progetto. Oh, chiaramente è difficile all'inizio azzeccare tutte quante le classi che serviranno fino alla fine del progetto. Quindi non è una decisione che uno prende una volta e non ci torna più. Però nella progettazione software, nell'ingegneria del software, questo passo viene ancora prima di scrivere codice. Quindi voi, anche se ancora non sapete cosa ci dovete scrivere nel codice, non avete ancora tutti gli strumenti, però potete già cominciare a confabulare tra di voi, gruppi, quali sono le classi che dovrò mettere nel progetto? In base a cosa? In base a un criterio che io vi suggerisco, in base all'esperienza. Stiamo parlando di programmazione oggetti. Nella programmazione oggetti c'è un termine chiave che io spero vi sia stato detto, altrimenti comunque è questo il momento per metterlo in pratica e di impararlo. Il termine chiave che io ripeto sempre ai ragazzi nei progetti è responsabilità. Cioè, dovete qua. Dovete fare prima una lista di responsabilità e sarebbe opportuno che ogni responsabilità sia mappata ad una classe. Perché questo? Perché classi che hanno 3, 4, 5 responsabilità insieme diventano difficili da scrivere. Innanzitutto sono classi, e le ho viste, di 5.000 righe di codice. Terribile. Quindi se c'è un bug, magari quel bug affligge 5 responsabilità e quindi
capito il discorso che sto facendo? Anziché, se invece noi suddividiamo la responsabilità, stiamo anche creando un progetto modulare. Quindi questa parola va di pari passo con modularità. Quindi voi dovete sforzarvi di separare le responsabilità in classi diverse. E le vostre classi dovrebbero essere tipicamente piccole. Ovviamente ci sono, magari, che ne so, il Pac-Man. Quando faremo Pac-Man, il personaggio del Pac-Man ha delle regole molto diverse dai fantasmini, quindi ci può stare che lui abbia una classe un po' più lunga, ha l'intelligenza artificiale, magari, i grafi, quindi ok, magari raggiungiamo 1000 righe di codice, ma non 10.000 righe di codice. Cioè, classi monster non si vedono nella programmazione a livelli industriali. Meglio più classi, ovviamente senza esagerare, non è che devo fare una classe per una mosca che... Sì, dipende dalla mosca che vola. Non devo fare una classe per ogni piccolissima responsabilità. Bisogna avere una giusta divisione di responsabilità. E ora le vediamo, facciamo una lista. Tra l'altro abbiamo il notepad davanti ai nostri occhi, quindi possiamo fare questa lista più facilmente. La prima responsabilità che mi viene in mente è la gestione della finestra principale. Perché io ho una finestra principale che contiene i menu, contiene le toolbar, contiene le tab, quindi questa responsabilità c'è sicuramente. E questa verrà mappata in una classe che decidiamo noi il nome, come chiamarla. Non possiamo chiamarla Q main window perché già esiste, però possiamo chiamarla main window. Oppure come volete chiamarla voi. Potete chiamarla anche autopad, perché è il nome stesso dell'applicazione. Decidete voi, come volete chiamarla? Main window è più... fa capire che cos'è. Autopad è il nome dell'applicazione, quindi dice ok, ma che cos'è? Vabbè, decido io per voi, che comunque questa è la prima decisione. Altra responsabilità, vorrei che voi trovaste un'altra responsabilità. Vi anticipo che non ce ne sono tante, anzi ce ne sono molto poche, perché la nostra applicazione fa poco. Sicuramente ci sarà la correzione del testo, quindi questa ve l'ho già detta. Correzione automatica del testo. Ci sarà una classe apposta per fare questo. Come lo chiamiamo? Corrector? Esiste? Spell checker, forse è il termine più corretto in inglese. Spell checker è il controllore dello spelling, quindi dell'ortografia, della sintassi, della parola. La parola deve essere fatta bene. Oppure anche corrector, grammar corrector. Che preferite? Spell checker o corrector? Forse corrector ci ricorda un po' più l'italiano. Corrector. Adesso tiratene fuori una voi. Pensate, cosa fa questa applicazione? Gestisce documenti. Quindi, una responsabilità qual è? Salvataggio del documento. Ora però la mia domanda è, facciamo una classe save document? Di un documento, bravo, una classe che gestisce tutti gli aspetti gestione di un. Perché un? Perché la nostra è un'applicazione che ha tanti documenti e non possiamo fare una classe che gestisce tanti documenti. Separazione di responsabilità, anche perché che cosa cambia da un documento all'altro? La gestione è sempre quella, cambiano che quello si chiama con un nome diverso, è stato salvato oppure no, ma le funzioni sono le stesse, quindi qua serve verticalizzazione e non frammentazione. Quindi gestione di un documento. Quindi, document, main window, corrector, document. Poi c'è un'altra responsabilità, questa però non l'abbiamo ancora vista nel corso, quindi ve la devo dire io, però è una cosa che comunque non ci suona nuova. Se io chiudo questo notepad, lo fa chiudere? Ops, ho perso tutto. No, non ho perso tutto. C'è una gestione della persistenza dell'applicazione, o detto in altri termini della sessione. Cioè, quello che io vedo davanti è una sessione di utilizzo. Se io chiudo e riapro, viene ripristinata la sessione. Quindi, gestione della sessione di utilizzo. Come la chiamo?
prendo spunto anche dalle parole che utilizzo. Per esempio potrei chiamarla session, oppure potrei chiamarla, se siamo un po' più raffinati come terminologia, persistency. Però è troppo, forse troppo fine. Session è qualcosa che è più, forse, fuori meglio. Però noi non sappiamo ancora come fare questa persistenza. Com'è possibile che io chiudo e riapro e ritrovo tutto? C'è uno strumento che vedremo più là nel corso, fra una prossima lezione, quindi o domani o prossima settimana, per fare questa cosa. Vedete, ragazzi, come ancora io non ho iniziato a scrivere codice. Sto facendo progettazione, stiamo facendo progettazione software. Questa è ingegneria del software. Quindi vi invito, quando voi iniziate il progetto, come prima cosa, fate una lista di responsabilità. E a volte può capitare che queste responsabilità devono convergere. Per esempio, se io prima avessi scritto salvataggio di un documento, e qua magari lo chiamavo save document, lettura, apertura di un documento, read document, numerazione automatica di un nuovo, qua new 3, new 4, nuovo documento, document numerator. Cioè, capite che qualcosa non va quando un elemento si ripete, significa che quella probabilmente è una responsabilità che dovete far convergere verso un'unica classe, stavolta sì, che è document, cioè un document responsabile. Quindi queste non sono tanto macro responsabilità, queste sono micro responsabilità, cioè funzioni. Un documento si deve salvare, si deve aprire, si deve numerare se io apro un nuovo, creo un nuovo documento, e quindi non è save document, non è read document, queste sono funzioni, non nomi di classe, e quindi è document la classe. Il nome di una classe non dovrebbe contenere un verbo all'infinito, perché, o all'imperativo peggio, perché significa che probabilmente quella è una funzione. Già i nomi sono molto esplicativi. Serve altro? Uno dice i pulsanti, vabbè, i pulsanti sono le classi dei pulsanti, la barra dei menu, ci sta la barra dei menu, quella la gestisce la finestra principale, quindi gestione della interazione, magari interazione e grafica della finestra principale. Ok? Per adesso sembra, non è detto che uno ci azzecca, magari torna indietro e si accorge che aveva dimenticato o sbagliato qualcosa. Quindi creiamo queste classi. Come si creano le classi? Non dall'ambiente di sviluppo, ma dobbiamo crearle nella cartella dei sorgenti. Quindi creiamo dei file vuoti. Creiamo un file main window. Sono file vuoti, quindi dobbiamo creare header, cpp. So che è noioso, però dobbiamo farlo. Sono dislessico, quindi ci metto di più. Corrector. È il primo anno che facciamo queste cose, Primo anno che faremo il corrector, quindi queste sono novità assolute per questo corso. Quindi questo dovrebbe essere il notepad più bello di tutti gli anni, sulla carta. Poi dipende anche quanto riusciamo a fare nel tempo a disposizione. Document. Se avete delle obiezioni, fatele. La verità non è calata dall'alto, è informatica. La modellazione del software è come un'arte, ognuno ha i suoi gusti. Ci sono dei principi, certamente, i principi sono quelli che vi ho appena esplicato. Però non è detto che in un'altra classe, in un universo parallelo, abbiano fatto le stesse cose che abbiamo fatto noi adesso. Session.cpp. Ok, main window, corrector, document e session. Adesso è il momento di creare questo progetto veramente, quindi Notepad in classe 2020, Notepad in classe 2020, lo creiamo. Adesso io ho Visual Studio 2012 64 bit, voi avete quello che avete, io sono vecchio e ho strumenti vecchi, non è questo il motivo è che i strumenti più sono nuovi e meno sono compatibili, cioè i loro compilati non sono compatibili con il passato. Siccome io devo distribuire applicazioni per tutti, anche per chi usa Windows 7, non posso permettermi strumenti all'avanguardia che non renderebbero compatibili i miei compilati con i vecchi sistemi operativi. Ok, quindi
possiamo aprire il nostro progetto, che ovviamente contiene tutti i file vuoti, quindi Autopad, questo è set startup project, file vuoti, tranne il main, che dovremo ritoccare chiaramente il main, non può certo visualizzare un pulsante. Da chi partiamo? Beh, direi di partire da main window, ok? In C++, non so voi come vi hanno insegnato, forse vi hanno insegnato che bisogna iniziare un file header con if not def il nome della classe, define point if. Vi hanno insegnato questo? Sì o no? Dovete dirmelo, perché altrimenti non so come, oppure non mi hanno insegnato nulla. Zero. Ok. Beh, qual è il problema? Un header non può essere incluso più di una volta. Quindi se noi non diciamo niente, questo header, ora non è questo il caso, questo header da chi verrà incluso? Diciamo la verità, verrà incluso dal main, che dirà include main window e dirà main window show, dirà una cosa del genere, dirà new main window. Adesso ovviamente il metodo show non esiste perché non abbiamo definito la classe, ma sarà qualcosa di questo tipo. Ovviamente mi dà errore, non c'ha nemmeno un... è vuoto mainWindow.h. Qual è il problema? Che fin tanto che mainWindow va bene, ma se è un header di un pulsante, magari quel pulsante noi lo includiamo in tanti punti dell'applicazione, o che ne so ragazzi, una componente che è usata da tutti, un header che contiene funzioni di utilità, che usano tutti, l'header non può essere incluso più di una volta. Quindi il metodo moderno di dire di non includere un header più di una volta è pragma once. Questo è una funzione del preprocessore. Quindi tutti gli header dovrebbero iniziare con pragma once, che significa questo header, tu compilatore, quando vedi due inclusioni di header, non andare in tilt. La seconda volta c'è pragma once, quindi tu avrai memoria della prima volta e non lo includerai di nuovo. Questo serve a evitare inclusioni multiple. Perché le inclusioni multiple sono brutte? Perché se io consentissi inclusioni multiple, consentirei definizioni multiple. Cioè, se io definisco class main window, questa è una definizione di una classe. Se io questo header lo includo due volte, la classe la definisco due volte, e il compilatore si arrabbia, perché dice, no, tu non puoi definire una classe con lo stesso nome due volte, c'è un conflitto di nomi, un po' come nei namespace. Ecco perché pragma once, ok? Quindi vabbè, tutti i file header iniziano per pragma once. Del resto, se noi avessimo creato da qui una nuova classe, adesso non lo faccio perché sennò mi sporco le cartelle, avrebbe messo pragma once subito, da solo avrebbe messo l'ambiente di sviluppo. Noi invece facciamo roba da zero, quindi ok. Da chi eredita come in window? Ci sono due opzioni: o ereditiamo in maniera pubblica da come in window, e quindi abbiamo tutti gli strumenti già predisposti, la barra e tutto. Ma vi ho detto che no, è meglio da un punto di vista didattico fare le cose da zero, proprio 000. E allora, come voi nei vostri giochi, applicazioni, dipende poi dal gioco, perché se il gioco è animato, complesso, bisogna ereditare da GraphicsView, che è una classe che serve per fare animazioni, però vabbè, non è questo il caso. Se io non so né leggere né scrivere, ragazzi, eredito da QWidget. QWidget è una cosa vuota, è una widget generica. Mi dà errore perché ovviamente lui non sa cos'è QWidget finché non gli dico dove andare a prendere l'header che dice QWidget. Ora, tutte le classi Qt, tranne poche eccezioni, ma questa non è un'eccezione, sono degli object, e tutti gli object devono iniziare con la macro QObject all'inizio, perché qua dentro c'è la definizione del meta object, qua dentro c'è la definizione del, dove sta, del meta object, che dentro c'ha l'introspection. Questo private signal mi fa pensare che ci sono delle strutture per definire i segnali. Ragazzi, non ci perdiamo. Là dentro ci sta tutto quello che ci serve per usare signal slot e altre funzionalità. A questo punto avremo sezioni di tipo private, di tipo public, sezioni di tipo public slots, perché avremo degli slots, sicuramente avremo degli slots,
perché questa è un'interfaccia grafica, quindi devo connettere segnali ai slot, non posso non avere slot, difficilmente non avrei slot. Adesso non mi sento di dire sezione protected, perché non intendo rendere questa classe ereditabile. Perché dovrei ereditarla? Un'interfaccia grafica si eredita, un'interfaccia grafica completa, una componente si può ereditare, un'interfaccia grafica è un unicum, cioè questo è il mio Notepad, non ha molto senso, però non è impossibile, ok? Non ha senso in questo caso realizzare sezioni protected. Beh, il costruttore prima di tutto, quindi main window, che prende sempre tutti i costruttori di widget devono avere il parent che noi diamo di default 0, e questo significa che sarà una finestra, appunto. Ce ne accorgiamo perché nel main noi non diamo niente, quindi parte il default è 0, allora questo è una finestra. Oppure avremmo anche potuto forzare questa cosa, effettivamente non è molto elegante, perché che succede se qualcuno gli dà un parent? La nostra che era una finestra, nei nostri intenti non è più. E allora forse è meglio sempre, questa è una sezione public, non rendiamo all'utilizzatore, non diamo all'utilizzatore la possibilità di hackerarci. Che significa di hackerarci? Di scombinare le nostre ipotesi di lavoro. Quindi il nostro utilizzatore può solo crearci con il costruttore di default, non ci sono altri costruttori. Noi chiaramente qua però dovremmo dire, oltre a include dell'header, diremo che qua invocheremo il costruttore della classe base QWidget con parent pari a 0. Così adesso questa diventa una finestra. La cosa dovrebbe già funzionare in realtà. Se non abbiamo sbagliato qualcosa, può essere pure che abbiamo sbagliato qualcosa, No. Nome dell'applicazione appare, finestra appare, ridimensionabile perché non ho specificato nient'altro. Quindi ecco qua, abbiamo la nostra finestra principale. Quanto la vogliamo fare grande la nostra finestra principale? Dove dobbiamo dire queste cose? Tipicamente nel costruttore. Il costruttore viene eseguito una volta quando la finestra viene costruita, è il momento di costruire tutte le componenti grafiche, di dire quanto è grande, quindi set, magari set fixed, no, set size, c'è un set size, se c'è un set fixed, no, non vogliamo farla fixed, perché vogliamo che l'utente possa ridimensionare. Non c'è la possibilità di fare l'altezza. Non mi ricordo il comando per il set della dimensione. Non è fixed. Fixed significa che non possiamo. Forse base size. Può essere. Vediamo un po'. Forse sì. Quindi che ne so, 800 per 600. Certo, come faccio a vedere che me l'ha preso? Magari era già così prima. Ho capito, è uguale a prima, non so se davvero era. Facciamo 1008, dovrebbe quindi essere più orizzontale che verticale, ma no, non è base size. Set, mica me li ricordo, cioè, ci sta che uno non ricorda tutti i metodi del widget. Questo è un widget generico, non è una finestra, perché la Qmain window c'ha metodi di set size, il widget generico probabilmente no. Vabbè, non è necessario che dobbiamo fare, magari ci va bene la dimensione che Qt calcola in automatico la dimensione della finestra in base a quello che c'è dentro, non è detto che sia necessario. L'unica cosa, volevo farvi vedere cose un po' stravaganti, per esempio posso anche settare l'opacità della finestra, quindi si vede in trasparenza, niente di che, però per dirvi che potete davvero fare qualunque cosa. Se volete fare crack che sono trasparenti e hanno una forma non rettangolare, ci sono tutti gli strumenti per farlo, perché si può anche eliminare il frame che sta attorno. Bene,
iniziamo a mettere le cose dentro questa classe. Non c'è niente, quindi non è come Windows che ha la menu bar, la toolbar, c'è proprio niente. Quindi dobbiamo essere noi a dire cosa c'ha. Significa che dobbiamo includere Q menu bar, Q menu, mannaggia la mia dislessia, Q menu, Q action, questo mi serve per fare menu, poi c'è la toolbar, Q toolbar, e poi che altro ci sarà? Status bar, poi ci sarà dove ci sono le tab, i documenti, cosa si chiama? Q tab bar, la barra delle tab, e poi basta, penso. Queste sono le classi che ci servono nel responsabilità. Main Window ha la responsabilità di gestire l'interfaccia, quindi ci sono strumenti, ci sono componenti grafiche, menu, barra dei menu, azioni, strumenti, barra di stato e barra delle tab. E beh, ragazzi, qua bisogna iniziare, quindi Q menu bar, menu bar, così. Ora dobbiamo decidere una convenzione. Ci sono diverse convenzioni nella programmazione oggetti. La convenzione che il set e il get siano appunto set e get, inizino per get, e poi c'è la convenzione che get non inizia con get, ma con il nome stesso della cosa che voglio restituire. E in questo caso, quindi, per distinguere, se io volessi fare un getter, ora non penso che questa applicazione abbia bisogno di un getter del menu bar, però supponiamo che ne abbia bisogno, una opzione è quella di fare get menu bar, e quindi return menu bar. Un'altra possibilità è quella di, un'altra convenzione è quella di usare il nome stesso della variabile come getter, che però non posso usare, e allora si usa un underscore per distinguere l'oggetto, il componente, dal getter. Sono convenzioni, ragazzi. Questa, diciamo, che è un po' più frequente, però dipende. Ci sono framework dove invece ci sono proprio i getter con il get. Una cosa però importante, i getter non si fanno se non sono necessari. Cioè, è sbagliato pensare che la programmazione oggetti sia metto tutto quello che c'è nel private e ne faccio setter e getter. Quella non è programmazione oggetti, ragazzi. I setter e getter servono quando servono. Serve restituire la menu bar ad un attore esterno, ma a chi? A chi lo dovete restituire sta menu bar? Siamo noi che abbiamo la responsabilità della menu bar. Quindi non serve un getter, non serve manco un setter. Anzi, forse qua di getter e setter non ci sarà manco uno. Forse dobbiamo arrivarci a questo. Quindi, vabbè, seguiamo la convenzione dell'underscore, perché è quella che usa Qt, quindi seguiamo la stessa convenzione. E poi è anche carino, perché? Perché l'underscore ci fa capire che questo è un attributo dell'oggetto, non è una variabile temporanea che stiamo usando nel codice. È un modo anche per distinguere i membri dell'oggetto, della classe, dell'oggetto della classe e variabili temporanee. Q menu, dobbiamo fare il menu file, dobbiamo fare... E quanti menu dobbiamo fare effettivamente? Dobbiamo fare un menu file, poi dobbiamo fare un menu di about sicuramente, e poi un menu edit, sì, dove ci saranno due redo e probabilmente altre opzioni, quindi penso di sì. Penso che dobbiamo fare tre menu, almeno tre menu. File menu, edit menu e about menu. E poi ci sono le action. Quindi magari facciamolo qua dentro, solo per avere un ordine mentale. Cosa conterrà il nostro file menu? Conterrà open action, apri. Prima di apri contiene probabilmente nuovo, apri, salva con nome, save as. Oh, ragazzi, prendiamo spunto da qua. Nuovo, apri, salva con nome, troppa roba, e facciamo un print e poi facciamo un exit, non facciamo troppe cose.
Sarebbe carino anche fare un menu dei file recenti. Ora, Notepad più più i file recenti li mette in un menu a parte, però alcune applicazioni hanno un menu di tipo apri recenti, che pure è molto carino da fare. Sì, si può fare. Open recent, save, save as, print ed exit. Edit menu avrà undo action e redo per adesso, poi magari ci saranno altre opzioni. Scusi? Non sarebbe meglio mettere i file recenti in un altro menu a parte? Cioè, non come ha fatto il Notepad originale, intendo. Ah, ha ragione, non è un no, ha ragione. Non è, innanzitutto non è un action, ma è un menu. C'ha ragione. Quello, okay. È un menu. Il file recente è un menu, non è un'azione. Ho sbagliato proprio io la classe. Bravo, okay. Grazie. È un'azione. Perché vado e si apre un nuovo menu, è un sottomenu. Perfetto. Ci manca soltanto adesso il layout, che insomma, about action. About. Poi vogliamo fare, ci sono anche due tipi di about. Ci sta l'about dell'applicazione e l'about delle librerie, per esempio di Qt. Ora, magari a scopo illustrativo possiamo fare anche due about. Questo per quanto riguarda il menu. Poi ci sta la barra degli strumenti. Come la chiamiamo? La chiamiamo semplicemente toolbar. Quali azioni contiene? Non devo scriverle, perché conterrà non tutte, ma alcune di queste azioni che sono già state definite. Questo è il vantaggio, sono condivise le azioni rispetto a quelle del menu. Azioni condivise con quelle dei menu. Sì. Ha ragione. Sì. I nomi delle cose sono importanti, non scombiniamo, bravo, le cose. Toolbar abbiamo detto, poi ci sta la tab bar centrale, la chiamo senza molta fantasia tab bar, e poi c'è la status bar finale, quella che sta in basso, e anche qui senza molta fantasia status bar. I layout, li devo creare qui? Non c'è una risposta univoca. Tutto ciò che io creo qui è qualcosa che deve essere memorizzato, persistente, accessibile. Da chi? Dall'esterno se faccio getter. Se non ci sono getter, dall'interno. Il layout è qualcosa che io devo cambiare o lo creo una volta per tutte? In questa applicazione lo creo una volta per tutte. Non c'è un momento in cui io la barra dei menu la sposto giù. Cioè, non è dinamico l'applicazione da questo punto di vista. Il layout è quello. Le cose si ridispongono secondo quel layout, ma non devo creare un layout qui. Lo creo al volo quando mi servirà nel codice, lo assegno alla finestra e poi pensaci tu, a me non interessa più di questo layout. In altri casi però è necessario metterlo qui, dipende dai casi. Sembra una questione di responsabilità. Il layout, ci devo dialogare o no con questo layout? Se non ci devo dialogare durante l'applicazione, allora non lo devo mettere qua dentro. Per adesso sembra un po' tutto quello che dovevo mettere, non mi vengono in mente altre cose. Ok, è il momento di creare i nostri menu, quindi menu bar uguale new menu bar. Scusi, professore, sì. Ma quando andiamo a definire i Q menu e i Q action, c'è una certa importanza nella posizione dei Q action dopo? Ok. L'importanza non c'è nell'header, cioè questa è una lista della spesa. Qui sarà importante, ci sarà una funzione di inserimento, cioè cioè aggiungi questo menu in quest'altro menu. Il modo in cui li aggiungo determina l'ordine, aggiungi l'azione nel menu. Adesso lo vediamo l'ordine come si crea, ma certamente no. Questo perché l'ho fatto così? Per un ordine mentale mio, forse sono io troppo schematico, ma si potevano fare in qualunque ordine qua nell'header. L'header è soltanto una lista della spesa, non è un ordine specifico, ok? Ok, quindi Q menu bar, non serve inserire il parent perché tutto questo andrà dentro un layout, quindi me ne frego del parenting system, quindi ve l'ho spiegato e poi vi dico me ne frego, però è importante sapere che c'è dietro le quinte. Un menu bar non deve avere un titolo,
la barra è una barra, non c'ha titoli generalmente. Il menu sì, quindi file menu uguale new qmenu titolo file. Ora ci sono due modi per creare un menu: o crearlo e poi inserirlo, penso, ad menu, perché vedete, no sì, ad menu bisogna prima crearlo e poi sì, crearlo e poi si inserisce, quindi ad menu file menu, quindi questo determina l'ordine. Quindi se adesso noi creiamo gli altri menu, edit, about, edit, e qua ci mettiamo, che ne so, se vogliamo fare come note, poi ci mettiamo il punto interrogativo, a volte queste cose si chiamano about, altre volte non lo so, dipende, comunque anche punto interrogativo potrebbe essere un'opzione. E questo crea l'ordine orizzontale dei menu, quindi edit e poi about. Ora saranno questi menu vuoti, però almeno assicuriamoci che le cose stanno funzionando. Non stanno funzionando perché noi abbiamo sì creato questi menu, ma non abbiamo mai detto dove metterli, cioè ci manca un layout manager. Questo layout manager, chiedo a voi, che tipo di layout manager dobbiamo usare per predisporre una grafica tipo questa? Il menu sta sopra, la toolbar sta sotto, la tab bar sta sotto ancora, con il suo corpo centrale, poi ci sta la status bar. L'ordine verticale, quindi dovrò usare un, e lo devo includere prima, include QV box layout. Quindi QV box layout. Layout. Vedete, non uso l'underscore, questa non è una variabile, non è un membro dell'oggetto, è una variabile temporanea. New QV box layout. Non ci devo dire niente negli argomenti, devo dire layout add widget menu bar. Ora ovviamente sto menu non mi aspetto che stia proprio sopra, perché adesso, anzi non mi aspetto niente, perché c'è un'altra cosa che mi sono dimenticato. Ho creato il layout, però non l'ho assegnato. Il layout ha bisogno di, oltre a dire cosa deve contenere, il layout deve essere installato su una widget. Quindi l'installazione avviene solo se io dico this, oppure senza this, questo solo per dire io, che sono una widget, install layout, non mi ricordo come, insert layout, set layout, semplicemente layout. Questo installa il layout che ho appena creato sulla widget che in quel momento era vuota. Finché non faccio questo non appare niente, avete visto, non è apparso nulla. Adesso dovrebbe apparire qualcosa. Ecco, innanzitutto vediamo che la dimensione è stata decisa così perché contiene solo un menu. Il menu non sta nemmeno in alto a sinistra, sta, insomma, c'è un margine ed è tutto vuoto. Però intanto abbiamo creato, un passo alla volta. Andiamo avanti. File menu contiene azioni, quindi ci mettiamo dobbiamo sì creare adesso le azioni, open action uguale new q action, ci mettiamo il testo e l'icona, si può mettere icona e testo insieme? Sì, si può mettere l'icona e il testo insieme, possiamo fare così, icona e poi testo, quindi open, possiamo? Non possiamo? L'icona non ti piace? Non ti piace se creo l'icona così? Invece sarà argomento qicon const char qaction. Quali sono i costruttori di qaction? Vabbè, andiamo a vedere la documentazione. Action, ci sarà sicuramente un aiuto nella documentazione anche per come creare un'icona al volo. A memoria non ricordiamo, io non ricordo a memoria nulla.
New Q-Action, sempre io l'icona la voglio creare al volo, non voglio una riga di codice per l'icona, dai, non essere così pedante. Lui dice di farlo così. Ma io l'ho sempre fatto, forse vuole parent. Ah, ok, l'icona, le azioni vogliono il parent obbligatoriamente, perché le azioni non hanno il layout. Quindi vogliono comunque un parent di riferimento. E per esempio gli mettiamo come parent questo di riferimento. Anche se questo non crea, non credo, non penso che questo crea comunque l'azione dentro il menu. Intanto mettiamoci l'icona. L'icona è file system virtuale perché siamo nel resource system icons open. E immagino, non credo, mi stupirebbe che già la mette solo perché ho usato il parenting system, infatti non la mette. Per metterla devo comunque dire file menu add action, open action. Questo dovrebbe inserire l'icona open. Eccola qua, l'icona piccola con la scritta open. Posso anche inserire una shortcut cookie sequence t control, non so come si crea una cookie sequence, chiedo la documentazione, sempre così ragazzi, non potete pretendere, nessuno può sapere un'intera libreria a memoria. Fammi un esempio, per favore, fammi un esempio. Semplicemente così. Quindi stavo facendo giusto. Ci sono pulsanti predefiniti. Posso usare il più. Quindi control più key O. Questo per me è l'open. Fare questo significa che dovrebbe apparire qua anche la shortcut. E se io premo control O, non succede niente perché non ho collegato il segnale triggered, però dovrebbe succedere perché adesso c'è una shortcut. E vabbè, andiamo quindi così, creiamone un po'. Quindi questo è, stiamo facendo il menu file, quindi facciamo le cose separate. Barra, menu file, azione open, azione, com'è, la save, save. Mettiamo l'icona del salvataggio, ci mettiamo il testo save. Control S, mentre salva con nome, che shortcut c'ha? Ah, qua non ci sta manco. Salva con nome non è detto che abbia una shortcut. Mettiamo save as non ha un'icona. Normalmente save as non ha un'icona. Ricordo se maiuscolo o minuscolo, vabbè. Non ha un'icona, non ha una shortcut. Questo è save as, poi c'è, cosa c'è dopo save? Print. Print però sta in un blocco diverso e nei menu è possibile inserire dei separatori. Quindi adesso facciamo print. Print, no, che ho fatto? Sbagliato. Allora, queste sono le righe che devo copiare. Tanto fatemi nascondere questo che non serve a niente. Print. Metto l'icona del print, della stampa, ci metto print. Come si stampa? Come ne so, Ctrl P. Print action, però prima di print action ci metto un separatore che rende tutto graficamente più carino. Add separator. Ci mette la linea e poi dopo print ci mette magari un'altra linea e poi ci mettiamo l'exit. Exit. Exit action. Abbiamo messo l'icona dell'exit? No. Eh beh, non ci mettiamo l'icona, non dobbiamo per forza metterci l'icona. Control, di solito l'exit è
Control Q? Più o meno. Dipende da come decidiamo. E poi ci mettiamo la exit. Vediamo se abbiamo fatto bene. Ci vuole tempo. Vedete che ci vuole tempo per fare un'interfaccia? Open, save as, print, exit. Però già questo è un menu con una... Ah, non c'è l'icona del print. Perché? E come no? Printer. L'abbiamo chiamata printer. Vabbè, comunque, sicuramente la prende. Ok, adesso c'è l'icona del print. È un menu professionale? Non male. Certo, adesso dobbiamo fare il resto. Dobbiamo fare il menu dei recenti, è vero? Quindi dove sta il menu dei recenti? Sta dopo l'open, quindi sta qua. Quindi open present menu uguale new menu open present. Come si chiama? Open recent, open recents? Non mi ricordo esattamente. No, chiamiamolo open recent. E poi dobbiamo aggiungerlo come menu. Quindi file menu, non add action, add menu, open recent. Quindi adesso dovremmo avere file, open recent, che è un sottomenu vuoto perché non ci sono file recenti al momento, e poi tutte queste cose, che ovviamente non succede nulla. Il menu edit conterrà undo e redo. Fatemi copia e incollare undo e redo, quindi undo action qua e qua edit menu undo. Qual è questo è platform dependent, la scorciatoia per l'undo. Ctrl Z. Il Ctrl Z. Sì, ok. Però è un po' platform dependent, soprattutto il redo è platform dependent. Vabbè, comunque facciamo Ctrl Z. Dovrebbe essere Shift Z. E questo non so se è shift. Vabbè, vediamo se funziona. Redo. Undo e redo. No, non gli è piaciuto questa combinazione. Non mi viene in questo momento, forse vuole shift. Oppure vuole qualcosa di combinato. Shift, no, forse voleva proprio shift. Sì, voleva shift, CTRL più shift più Z. Ok. E poi c'è l'about. About è fatto di... About... Qt action uguale new Qt action senza icona o con icona? No, con icona. Quindi dobbiamo fare così. About, come si chiama l'applicazione? Autopad. Si vorrebbe About Qt, questo è About Qt. Qua ci vorrebbe un'icona di Qt che non abbiamo, quindi non possiamo metterla. Shortcut non mi interessano. E poi ci mettiamo il nostro About. About autopad, e qua ci dovremmo mettere l'icona dell'about, quindi
quindi questo, l'icona dell'about è questa. Intanto vedo che abbiamo toppato i parent, ma non credo che questa cosa sia così importante, perché comunque una volta che li mettiamo nei menu, lui aggiusta anche i parent, apparentemente. Ok, più o meno, ci siamo. Toolbar. Toolbar. Dobbiamo solo dire se è verticale o orizzontale. Le toolbar possono essere di due tipi, ma penso che di default è verticale, non dobbiamo dire praticamente niente. Però dobbiamo dire cosa c'è in questa toolbar, e in che ordine c'è, e con quali separatori. Quindi add action, ce l'abbiamo già le action. La prima cosa che ci mettiamo penso sia new, poi ci mettiamo open, poi ci mettiamo save as normalmente non c'è nelle action, save all casomai, ma non save as, e poi ci mettiamo, che c'è dopo, print action, poi ci mettiamo un separatore, per undo e redo, add separator, poi ci mettiamo undo, redo, poi ci mettiamo un altro separatore e ci mettiamo l'about, se non mi sfugge niente. Ok. Dobbiamo metterla nel widget, ovviamente, nel layout, quindi toolbar. Abbiamo sbagliato qualcosa, ovviamente, abbiamo sbagliato qualcosa. E che abbiamo sbagliato? Tutte queste cose sono create, quindi perché gli hanno dato fastidio? Add separator, add widget, menu bar, toolbar. Toolbar l'ho creata, quindi che vuoi? C'è sicuramente un bug, ma non è chiaro quale. Vediamo se ci può aiutare la modalità debug, che va attivata solo quando serve, ma non è detto che ci aiuti. Significa access violation, significa che abbiamo usato sicuramente qualcosa che non abbiamo creato, non ci sta aiutando. Lo stack delle chiamate assolutamente non ci sta aiutando. Dove sta lo stack delle chiamate? Eccolo qua. Add action. Ci dice che qua è il problema. Open action. Gli dà fastidio. E perché gli dà fastidio open action? Abbiamo creato open action, no? Open action uguale new action. A meno che... open action, l'abbiamo creato, che ti dà così tanto fastidio. E se non... grazie, manca il new action, perfetto, quindi lui sta cercando di aggiungere una cosa che non esiste e va in crisi. Grazie. Infatti il debugger si ferma la riga dopo, perché l'errore sta nella riga prima. New action. Grazie. New n basta. Ok, ci dovremmo essere. Benissimo. Niente più debug. Però ci aveva aiutato il debug, ci aveva dato un indizio. Ok, questa è la nostra applicazione. Chiaramente le cose non stanno proprio nel loro posto giusto, perché dobbiamo ancora disporre bene l'applicazione, però comunque gli elementi ci sono. Separatori, pulsanti, si premono. E quindi per adesso sembra andare tutto a posto. Devo creare la tabbar. Tabbar uguale new, qtabbar,
bene così, e poi la status bar, new Q status bar, e ci metto magari un messaggio, giusto per far vedere che c'è, se no non si vede. C'è un messaggio, posso fare un messaggio? No, non posso metterci un messaggio. Magari ce lo metto così. Set message? No. Set text? No. A volte add? No. Set? Ci sarà un set del testo? Ma tu guarda. Oppure set status message, mica è. Mannaggia. Vabbè, Q status bar, come faccio a mettere un messaggio? Fammi vedere un esempio di utilizzo. Show message. Vabbè. Show message. Hello. Vabbè, poi lo cancelliamo sta cosa, solo per vedere. Hello autopad. Ovviamente bisogna mettere qua dentro 1 e 2. Ma il risultato non vi piacerà. Non vi piacerà perché... Ma... Non è proprio quello che ci aspettavamo. Qual è il problema? Innanzitutto ci sono due problemi. Il primo è che c'è una cornice attorno che fa sì che questo menu non sia aderente al frame della finestra, così come appare in tutte le applicazioni. E vabbè, questo si può risolvere, basta dire al layout, prima o dopo non importa, basta dire, guarda, i tuoi margini, sempre content margin, sono 0 a sinistra, 0 sopra, 0 a destra, 0 in basso. E questo fa sì che tutto aderisca. Però c'è un altro problema, che quando noi mettiamo in un layout, il layout, se noi mettiamo quattro elementi senza dire niente, per lui quei quattro elementi hanno lo stesso peso. Cioè noi andando a ridimensionare la finestra, lui allarga verticalmente tutti e quattro. Ma noi non vogliamo che il menu bar venga allargato, non vogliamo che la toolbar venga allargata, non vogliamo che la status bar venga allargata. Vogliamo solo che la tab bar venga allargata. E quindi dobbiamo usare quell'argomento che si chiama stretch, che serve per dire che alcuni per noi hanno importanza di allargamento 0, altri hanno importanza di allargamento 1. Ora ragazzi, questi numeri non devono essere in un range, possono essere pure meno 100, più 400, relativamente quello che conta. Se tutti sono 0 e 1 è 1, significa che ce ne sta soltanto uno che si allarga e gli altri no. Potevo metterci anche 2, 3, 4, anche 0,5, non perché è un intero, però potevo metterci qualunque numero. Vediamo se funziona. No, non sta funzionando, non sta, mi sta allargando qua, ci sta dello spazio, sta allargando la tabbar. I margini li ha tolti, sì, però sta facendo delle cose che non mi piacciono. Questa tabbar dovrebbe essere appiccicata al menu, quindi non sta funzionando. E vabbè, devo andare nella documentazione a vedere se c'è qualcosa che manca. Qbox layout, devo andare a vedere il parametro stretch, probabilmente è l'opposto di quello che mi ricordavo. Dove sei, stretch, come si chiama stretch? Vabbè, è ereditato da questo, quindi forse qua è spiegato cos'è lo stretch. E infatti è spiegato qui. Cos'è lo stretch? Add stretch aggiunge uno spazio, ma io voglio regolare lo spazio. The stretch factor applies only in the direction of the Qbox layout and is related to the other boxes and widgets. Ok. Stretch factor 0 and nothing else has a stretch factor greater than 0. The space is distributed according to the widget fields policy for each. Which means that we just fix the entire cell. Quindi default è 0. And nothing else has a stretch factor greater than 0. Ah, quindi 0 è un valore che è meglio che non uso, perché significa che se uso 0 sto dicendo che lui occupa tutto lo spazio che c'è da occupare. Quindi è il contrario di quello che io pensavo. Quindi questo indica
1, 1, 1. Questo indica occupa tutto lo spazio e questo indica 1. Forse. Vediamo se stavolta è giusto. Questa cosa mi sta facendo... ci sta facendo disperare un po'. Ecco, questo è uno dei motivi per cui come window ci sarebbe stato di aiuto. Sto litigando con sto benedetto stretch. Vabbè, se qua dicessi 10, almeno... non vorrei che la tabbar debba essere popolata. Fatemi aggiungere qualcosa alla tabbar, giusto per essere sicuri di capire dove sta. Tabbar add, add tab, vuole un testo, prova. Dove sta sta tabbar? Ok, sta lì, ma non mi pare proprio che lei si sta ridimensionando più degli altri. Penso proprio. No, non sta funzionando questa cosa. Non capisco dove sta il problema. Only in the direction of the cube is right to the other boxes. Widget boxes, higher stretch factors, grow more. Quindi chi ce l'ha più alto cresce di più. Io, cioè, non capisco, è questo quello che mi aspetterei, non altro. Gli altri non crescono, lui sì, invece non è così. Non lo so, devo investigare. Andiamo avanti, poi. La soluzione sarebbe vedere l'anno scorso come abbiamo risolto, ma io non ricordo una variante rispetto a questa cosa qui. Sembra brutto, però io non ricordo assolutamente di aver fatto una cosa così diversa. Non guardiamo niente, cerchiamo di andare direttamente al layout, non guardiamo niente. Dove sono, dove è il layout? Dov'è il layout? Mica non abbiamo fatto il layout. Ah, siamo stati furbi l'anno scorso. Ok. Infatti l'anno scorso non abbiamo avuto questo problema. E l'anno prima ancora l'abbiamo avuto? Sì, perché era un widget. E allora ci deve essere il layout. Ah, lo spacing. Te pozzino. Lo spacing è lo spazio tra una componente e l'altra. E quando io dico 0 significa che devono stare appiccicate. Ma se non dico niente, succede che nel ridimensionare la finestra, anche quello spazio tra una componente e l'altra viene allargato. Quindi non sono le componenti che si stanno allargando, quindi gli stretch stavano funzionando bene. È lo spazio tra di loro che si stava allargando. Te pozzino. Ok, vabbè, abbiamo imparato una cosa. Quindi devo dire layout. Spacing. 0, cioè non ci deve essere spazio tra una componente e l'altra, o meglio è uno spazio fisso pari a 0. A questo punto prendo in giro, vabbè, ma qua sto prendendo in giro sicuramente, sta trollando, mi sta trollando. Sì, sicuramente. È come possibile. È questo. Vabbè, abbiamo scoperto che il set per la dimensione della finestra era minimum size, non best size, ma non è quello che cambia la vita, perché comunque l'utente può ridimensionare la finestra, non è questo che fa, ovviamente non è questo, fa ancora schifo sta cosa. E com'è possibile? Senza tabbar prova,
Interessante, che devo dire? Quando widget è uguale, cioè, non ci sono altre direttive nel layout. No, beh, dice soltanto per dire, è un rafforzo il fatto che sto invocando un metodo della superclass, della classe, il metodo dell'oggetto corrente che sto costruendo. Il contenuto centrale qui è un tab widget. Mica ho toppato, non vorrei aver toppato il contenuto centrale. Forse ho toppato il contenuto centrale, il contenuto delle tab. E forse a widget provides a tab bar, ho toppato il nome del widget, perché la barra è solo una barra, mentre il tab widget occupa tutto lo spazio che deve occupare. È più, contiene sia la barra sia i contenuti della barra. Quindi non è qtab widget, qtab bar, ma è qtab widget. E quindi questo lo chiamo tabs. Quindi tabs, tab widget, e qui tabs. Vuoi? Ah, ok. Questo ho risolto. Perché è successo questo? Perché quello che stavamo aggiungendo era una barra che ha una politica di dimensionamento, è come un menu bar, ok? Cioè, il problema è che un menu bar si rifiuta di allargarsi. Cioè, ci sono degli elementi che hanno una politica di dimensionamento predefinita. E se rifiutano di obbedire, se io dico stretchati, lui non si allarga, perché effettivamente una barra del menu non si può allargare. Quindi cosa succedeva? Che in questa applicazione c'era una barra del menu che non si può allargare, una barra degli strumenti che non si può allargare, c'era una barra delle tab che non si poteva allargare, e una status bar che non si poteva allargare, e uno spazio tra componenti che non si poteva allargare. Alla fine Qt ha detto non ci sta niente che si può allargare. Io qualcosa devo allargare perché la finestra è più grande, inserisco degli spazi vuoti, disobbedendo alla mia direttiva di non inserire gli spazi vuoti. Una cosa che non è mai capitata negli anni scorsi, però sono contento che sia capitata perché mi fa capire che bisogna ragionarci sulle cose. Tab bar è una barra, invece quello che vogliamo inserire qua è una widget che contiene diverse tab, e questa widget include anche una barra, però è una widget ridimensionabile, ha una politica di ridimensionamento. Ok, vabbè, quindi siamo riusciti a fare la nostra applicazione, la nostra grafica, ok? Il bozzino. Iniziamo a fare un po' di interazione, quindi partiamo dalla cosa più semplice, l'about. Quindi, beh, dobbiamo andare nella sezione slots e dire, per esempio, void, perché gli slot sono void. Non ritornano niente, non prendono ingresso niente, questi sono azioni, quindi non hanno ingresso un dato, è come cliccare. About, per esempio, action triggered. Il nome non è, qua ci potete mettere pure Pippo, però il nome è di aiuto nel caso poi voi cercate le cose con un nome e quel nome ha un significato. Quindi comunque scegliete sempre nomi che hanno un significato. In window, about action triggered. Void ovviamente, e siamo nel About Action Triggered. Quello che ci conviene fare è andare a scegliere uno dei dialoghi. Magari c'è un dialogo per l'About. C'è un dialogo per l'About, dovrebbe essere tipo Information. Information, eccolo qua. No, eccolo qua. C'è un dialogo per l'About. Quindi dobbiamo usare QMessageBox About. This, la finestra contenitrice, il titolo e il testo. Quindi QMessageBox, che ovviamente dobbiamo includere. QMessageBox. Qui. About.
là, io sono la finestra che ospita l'about dialogo, è un dialogo modale, quindi finché non clicco ok non posso usare l'applicazione. About autopart, e il testo, e qua mi posso sbizzarrire perché ci posso mettere l'HTML. Qt supporta l'HTML, quindi quando devo visualizzare del testo posso metterci il grassetto, gli stile, le immaginine, tutto quello che ci piace. Quindi, per esempio, in grassetto ci metto Autopad versione 1.0.0, per esempio. A capo. Ora, posso anche spezzare la stringa in più parti. Developed by, due punti, a capo. Sto scrivendo HTML, magari non avete mai visto HTML, ma questo è proprio HTML anni 90, anni 00, quindi molto semplice. BR sta per backer, vabbè, andate a capo. B sta per grassetto, bold, lì sta per list item, era incoordinato. Backer, sì. Ok. List, quindi developed by tutti voi anche online. Vai tu a mettere qua la lista, io intanto ci metto me stesso. Tra parentesi ci metto pure l'email, quindi ci metto un link vabbè, facciamo stare cose troppo complicate. Lì però list item, non mi ricordo la sintassi, devo mettere an order the list prima e poi list item, giusto? Perché questo sta per l'apertura della lista, questo è il singolo elemento e questa è la chiusura della lista. E poi vabbè, qua ci metto copyright, che ne so, University of Cassin, ok, che mi pare. Ok, vediamo se questo bot funziona. Dobbiamo connetterlo all'azione, dove facciamo le connessioni, ad esempio nel costruttore facciamo le connessioni, quindi connect, connettiamo cosa? Chi è il sender? Il sender è l'action di about action. Il signal è triggered. Il ricevente sono io, stesso oggetto di questa classe, e il mio slot è questo che si chiama about action triggered. Se così è, sia cliccando su questo, sia cliccando su questo, dovrebbe apparire l'about, ed eccolo qui, autopad developed by copyright, fa un po' schifo come formattazione, è un po' da migliorare, però questo lo lascio a voi come esercizio. Ovviamente, essendo l'azione condivisa tra la tab bar e il menu, anche cliccando qui si ottiene lo stesso effetto. Dialogo modale, quindi non posso fare nient'altro che accettare il dialogo e terminare. Se volessi fare invece l'about di Qt, che sicuramente sarà più bello da vedere, perché sta già nella libreria, about Qt action, ci dovrebbe essere un about Qt da qualche parte, già about Qt slot, ci sta un about Qt. Sapevo che c'era un about Qt predefinito, non c'è? C'è message box about Qt, sì, c'è, però non posso metterlo come slot, non penso proprio, non penso, perché non è detto, se non è uno slot non si può usare. Se è uno slot, se è definito come slot, sì, no, è un metodo statico della classe, non posso sceglierlo. Quindi nella mia finestra devo creare anche un
un altro slot, devo creare qui. Oh, ragazzi, oggi non è molto collaborativa, anzi per niente, di scelte condivise ne abbiamo prese davvero poche, perché abbiamo realizzato lo scheletro. È una cosa più di quantità quella che abbiamo fatto oggi che di qualità. Domani prenderemo delle decisioni progettuali, cioè come le facciamo le cose e nel come, che ovviamente il vostro intervento è utile. Adesso è più una questione di scrivere le cose che bisogna scrivere. Quindi lo so, magari siete un po' annoiati oggi, ma purtroppo questa parte bisognava farla quando si parte da zero. La finestra ospitante è this. Quindi about tutti action triggered. Quindi adesso vediamo come si fanno gli about professionali si fanno così: icona in alto a sinistra, testo in grassetto, una serie di descrizioni, licenza, link, eccetera eccetera. Per esercizio vi fate l'about professionale che sostituisce questa schifezza che abbiamo appena fatto, ok? Ok, nei pochi minuti rimanenti prendiamo una decisione progettuale, così diamo un senso oggi a questa sessione collaborativa. Magari non scriviamo codice, o meno non troppo codice, soltanto una classe. La decisione progettuale è che ci mettiamo qua dentro, dentro document. Cioè, a parte il pragma once, a parte class document con le sue sezioni private, quello che è public, public slots, se questo è una cosa di QT, ma probabilmente lo sarà con il suo Q object qua dentro. A parte questo, da chi eredita document? Cos'è un document? Ereditare significa che cos'è? Risponde alla domanda che cos'è. Cos'è un documento a livello di interfaccia grafica? Quindi che cos'è questo? Ovvero cos'è questo e cos'è questo? La risposta vostra qual è? Che cos'è? Un flusso di testo. Un flusso di testo, in maniera un po' più specifica, un'area di testo. QT mette a disposizione area di testo? QT mette a disposizione un'area di testo? UML, lasciamolo stare. Io lo so come si chiama, volevo cercare di arrivarci tramite documentazione. QT, text, edit. QT, text, edit, class. Che cos'è? È una area di testo, visualizzatore, editor, che supporta anche testo HTML, quindi formattazione. Questo ci piace perché potremmo mettere nella nostra area di testo anche il testo in grassetto, i font, posso cambiare il font, fare i colori, eccetera. E vabbè, quindi qua c'è tutta la descrizione. Mi fanno vedere un'anteprima grafica? No. No, perché è platform dependent, quindi non lo fanno vedere. Però noi possiamo provare e metterlo. Quindi document public q text edit, dopo averlo incluso q text edit. Quindi proviamo a vedere se questa cosa funziona andando a creare di default, quando l'applicazione parte, almeno uno di questi documenti. Quindi qua andiamo ad includere la classe document e stiamo per creare un nuovo documento. Questo andrebbe fatto nel pulsante new dopo l'action triggered, però adesso facciamo una scorciatoia e poi domani mettiamo le cose a posto. Quindi tabs, add, tab, vuole una widget e noi diciamo new document. New document, basta, nel costruttore non c'è niente, icona, non ci mettiamo niente, ci mettiamo una stringa new. Come nel notepad quando fate new 1, new 2, ci mettiamo new 1 per far capire che è il primo. Vediamo se questa cosa funziona. Ecco qua, new 1. Testo, clic destro, selezione, menu, con l'undo e redo.
e non l'ho mai implementato io. Quindi questa widget che noi abbiamo inserito, il text edit, contiene già molte cose. Noi questo menu dovremmo andare un po' a popolarlo con la correzione automatica, quindi dovremmo personalizzare questo menu, andare a capire dove sta e farne un'eredità, per esempio. Non lo so ancora esattamente quello che andremo a fare, però ci piace il fatto che abbiamo un'area di testo completamente editabile, che tra l'altro, se io adesso eccedo la dimensione dell'area visualizzabile, appare anche una scroll bar verticale e apparirebbe anche una orizzontale se io andassi orizzontalmente. E questo che cosa ci dice? No, non appare perché c'è un'opzione di andata a capo. Se è attiva va a capo, se è disattiva continua orizzontalmente. Ecco, per esempio, questa è una di quelle cose che si possono mettere nel menu edit. Word wrap attivo, si chiama word wrap, andata a capo delle parole oppure no. Sta anche nel notepad, dovrebbe stare anche qua. Sta anche qua, forse sta nel menu view, ecco qua, word wrap attivo, non attivo, serve appunto per ecco, infatti, non attivo, quindi si va a destra e non a capo. Quindi, per oggi ci fermiamo qui, sembra che abbiamo fatto poco, ma in realtà siamo partiti completamente da zero, dall'applicazione zero sorgenti, zero cartelle, siamo arrivati a mettere i menu, le icone, le componenti, il layout, abbiamo un po' lottato con il layout, però è giusto perché ci ha fatto vedere che le cose non vanno sempre come ci si aspetta. Domani facciamo le cose concrete, cioè come si apre il documento, come si mette dentro il documento, come fanno queste tab ad avanzare, new 1, new 2, new 3, probabilmente spero di finire domani, se no ci servirà magari un'ora della prossima settimana. Sicuramente domani faremo solo questo, non andiamo avanti nel programma, ma continuiamo a sviluppare questa applicazione di Notepad. Bene, terminiamo qui la lezione, come promesso un quarto d'ora prima. Io potrei andare anche avanti fino alle 11, però non vi darei nemmeno l'opportunità di respirare aria fresca fuori. Tanto, tra l'altro abbiamo iniziato alle 9:02, quindi va bene così.